Finalmente Matteo Salvini arriva a Napoli per risolvere i problemi dei napoletani. È l'onorevole. Onorevole, 'ndrangheta. Ma quale onore? Che non sa punare? Onorevoli siamo noi, scusami. Salvini è un fedente in merda. Ha sempre dispezzato il sud. Perché dice che il popolo napoletano si mette in rone. Dice che i napoletani fedeli, ma viene a Napoli. Ma veramente lui ha ritrattato, cioè sta venendo per parlare proprio ma con non noi. Ci, non lo fate venire che già siamo coperti come butter. Che vanno a fare? Uccia sta giudanina. Come? Rifiuti speciali e potronati in campagna? Ah dai, siamo un nezzo con mais. Ho capito il suo risentimento, però Salvini ha detto di amare la città. Cioè che c'entra in una festa a fare dei cori contro i napoletani? Ma quello è passato, adesso lui ha cambiato idea. Lui ha cambiato idea, io non ho cambiato idea verso Salvini. Di voi dicete che io sono un fudente in merda. Io non mi scordo mai di quello che voi mi avete detto. La gente non dimentica. Non dimentica. Non può mai dimenticare. Pensano che il popolo è strunzo, senza sapere che il popolo è 100 volte più intelligente di loro. Tu a Napoli andiamo lì! Se è napoletano si è buono per te, che abbiamo fatto noi? È lui che puzza, non noi napoletani. Non donimmo manco il tuo amonezzo. Salvini! E ciò bene, perché non donimmo il tuo amonezzo. Venisse! Tu offendi noi, noi offendiamo te. Senti che puzza, c'è Matteo Salvini che vuole voti, ma va a fe buchi. A me i voti dei napoletani, non Napoli. È un razzista, non deve venire qua. Napoli è sempre una città di accoglienza. Le mosce l'hanno con voi, ma fino a quando c'era Bossi ce l'aveva con noi. Siamo sempre meridionali di qualcun altro, benvenuto. Grazie. E tra i pastori di San Gregorio Armeno effettivamente c'è anche Salvini. Lei, insomma, quanti Salvini ha venduto? Nessuno. Che poi tutti questi del nord sono belli, ce l'hanno col sud e fanno affari con i peggiori del sud. Salvini arriva a Napoli, finalmente. Sì, va bene per noi. L'importante è che gioca bene, ci dà tante di quelle soddisfazioni. Benissimo, il modo che viene. Ah, ecco. Salvini, aspettiamo, ti prepariamo una bella pasta e patana che provola. A te ne poche provole più, può essere da fuoco. Un appello per votare Matteo Salvini? Ciao. Forza Salvini? No. Vuole fare un appello per far votare Matteo Salvini? Acceritevi.